Niente, siamo La live. più bella La sigla di tutti i sigla. Ma quanto tempi. è bella la nostra sigla? La più La sigla bella. è bellissima. La sigla su YouTube Grazie, grazie, grazie Elisabetta meravigliosa. Gagliardi per la sigla. Grazie Eli. Elisabetta Gagliardi. Diventerà il nuovo jingle della primavera estate 2022, ragazzi. Preparatevi. Bellissimo. Jingle bells. Sì, ma anche fatto quel vecchietto con la maglia rossa sono io. Tra qualche anno il portiere Panzone. Panzone, panzone di faccia. Avevo un non so che di Coppolella per portiere lì. Molto bravo, è vero. Però... Scusate, interrompo subito le trasmissioni per dirvi che io sono qua solo per un motivo, perché c'è l'ospite. Se non ci fosse l'ospite, io andrei via. Cioè, andiamo subito perché ti fa grande onore. Ti fa grande onore. Grazie, Fabrizio. Ti vogliamo bene. Volevo sapere come hai preso il risultato di ieri, che l'ospite non arriva. Scusami se l'ospite sarà contentissimo del risultato di ieri, tra l'altro, immagino. Sì, lui. Sì. L'ho presa male. Attenzione, non stavo così male per una partita di calcio da tanto tempo. Questo mi rincuora, perché significa che la passione ancora è dentro di me, ma al tempo stesso mi dice: ma Fabrizio, ha 32 anni. No. Pulsi ancora, pulsi di emozioni. Pulso e anche puzzo, se puoi saperlo, perché in questo momento non sono ancora passato dalla doccia, se puoi saperlo. Pulso non volevo e puzzo. Saperlo, ma grazie. Ma questi per dettagli aver sono proprio necessari per no, la nostra. Soprattutto grande rispetto per i giocatori del Milan, penso che avrei preso 6 mesi di squalifica io ieri. Invece, io forse 2 anni. Forse sono stati più rispettosi. Comportamento veramente troppo rispettoso, troppo rispettoso. Pensate, no, però... si fosse trovato Bonucci lì, no? Cioè, guarda, bastava Flabini, secondo me già l'entrava sul costato con i tacchetti. No, in realtà però bisogna dire una cosa, l'ho presa molto male ieri, ho parlato anche con i miei amici milanisti, non ho speso parole, diciamo, eleganti né per l'arbitro né per la classe arbitrale tutta, però c'è una cosa che lui ha subito, si vedeva in volto che si era reso conto di aver fatto la cagata, ha chiesto scusa ed era, cioè, era visivamente amareggiato anche lui. Poi un po' di più per altri motivi, però tipo la scena di Rebic con la braccia, secondo me è una scena molto bella, perché Rebic voleva picchiarlo, ero convinto che lo facesse, tra l'altro. Perché no, Rebic invece si è che... mantenuto. Non è stato apprezzato però le scuse, che l'hanno massacrato. No. Vabbè, senso, la gente, cioè, i dirigenti del Milan non hanno detto una parola, perché può succedere l'errore arbitrale, certo è molto grave, non capisco perché io, Fabrizio da Bologna, che ho un lavoro e faccio tutt'altro nella vita, debba dire che quello lì è un cane. Sì, che in realtà è un cane quell'arbitro, spero che muoia domani. No, però no, sto dire tutta no, l'errore, no, però no, l'errore succede, l'errore stavi succede così bene, ma sta no bene. Ciao Belve, ah, il social media manager, cioè, giustamente perché non abbiamo disattivato, non avete disattivato i microfoni durante la sigla. Significa che ci segue comunque, che non sta mangiando, se non sta andando in bicicletta mentre comunque ha messo la diretta, esatto. Quindi è già tanto. Miglioreremo. Io ho tolto il microfono perché quello lì di Sant'Elia mi ha detto che non era necessario, infatti sono rimasto zitto. Esatto. Sì, in realtà sì, ma è la prima si volta. Si sentiva sì, infatti. Io sto mangiando. Qualcuno è rumoroso nella vita. E questo è il problema. Io ho già esempio, mangiato. Io ero in silenzio totale. Già mangiato. Io ho già mangiato e anche, diciamo, espulso quello che ho mangiato. Quindi siamo... ma santa miseria. Siamo in pace con il mondo in questo momento. Siamo in pace ragazzi, con il mondo. Ragazzi, abbiamo l'ospite. Ecco, abbiamo l'ospite per ora. Silenzio. 2, 1. Via, ecco qui. Ecco. Oddio. Ciao, Toro. Benvenuto. Che onore. Benvenuto e grazie. Buonasera ma a tutti. Ma ti sei messo la maglia con lo scudetto già? Ah, no, sì, ho la maglia dell'Italia. Ah, ok. Bravo. Come stai, Pasquale? È quasi sta cucito, già festeggiando in Piazza Duomo, esatto. A differenza di bene. Voi come state? Male, Pasquale, male. Io quanto benissimo. È uno, due, tre, quattro, è una donna, cavolo. Sì. Esatto. Attenti a sta donna. Noi siamo i fantasisti e lei è la punta di diamante. Sì, in realtà Pasquale, Giulio sta facendo un
percorso di cambiamenti, di cambiamenti. Però, vabbè, non specificarlo sempre, non stiamo qua a parlarne. Quanto siete idiosi. Ma vabbè, Pasquale o Mister? Come Toro. Mister, sinceramente, da 2 anni e mezzo che sto fermo, mi sono pure stancato. Chiamami infatti. Hai collaborato con De Carlo, no? A Vicenza. Hai collaborato con Mimmo Di Carlo a Vicenza, no? Adesso. Sì, sì, gli ho fatto un po', sì, andavo a vedere le partite finché che stavo lì, poi è andato via, però continuo a vedere gli sabato in giro a vedere i giovani, quando mi chiamano, vedo qualche partita di Serie C, nel frattempo riusciamo a trovare qualcosa, ma io i dilettanti purtroppo, i dilettanti li vorrei pure fare, però se ci stanno nelle condizioni, capito? Non è che voglio il Real Madrid, io so che ti devi mettere in discussione, devi andarti a mangiare, come si diceva una volta, la cacca. Io ci voglio andare, sì. Però se non ci stanno le condizioni, preferisco rimanere fermo. E non è detto che uno magari debba fare l'allenatore. A me piace, perché mi piace, però è diventata talmente difficile, talmente è un mondo un po' particolare. Sapete bene chi porta sponsor, chi ti parla male, è un macello. Fare 100 miliardi di volte fare il giocatore che l'allenatore. Molto meglio, quindi. E voglio te. Poi tu lo sai come funziona lo spogliatoio, no? Quindi quando poi ti trovi dall'altra parte, effettivamente... No, sai che cos'è? Il problema non è come dire. Io quando sono stato, giustamente, è stato per caso, perché stavo a Sora, facevo la mia scuola calcio e mi vennero a chiamare dei tifosi del Sora, ti parlo del 2010-2011, quando vinsi il campionato d'eccellenza, quando mi hanno chiamato e io poi sono tornato a casa la sera, ho detto, sai, nel senso, devo entrare dentro lo spogliatoio domani con 25 giocatori, sai, ma che dico? Che abituato a star seduto lì a vedere. Allora, guarda che poi, vabbè, poi è normale, l'abitudine, però è dura. Chi arriva, gli faccio i complimenti, perché non è facile. Non è facile, perché vedi il Simone Inzaghi, io parlo dei giovani, Italiano, Dionisi, dell'Empoli. Io faccio i complimenti, perché non è semplice, questa è tutta gente preparata, è tutta gente che si vede, che sa allenare, non è Italiano sa allenare. Io quando sentivo parlare di Italiano, quando allenava all'Arzignano, la gente diceva, oh, c'è un allenatore all'Arzignano in Serie D, che è pazzesco, fa un 4-3-3, è vero, vedi? E poi alla fine, se ci credono, arrivi. Poi, quindi arrivano tutti per bravura o no? Questi che sono arrivati adesso in Serie A, sì, fidati, perché, okay. perché si vede che sono rimangono di un'altra categoria. Italiane è pazzesco, italiane pure Dionisi sta dimostrando, però è tutta gente che ha fatto la gavetta. Dionisi ha fatto Fiorenzuola, poi è andata a Limolese, poi è andata a Empoli, vedi, alla fine arrivi, però ti dicono, no, c'ho la fortuna, devi sempre trovare qualcuno che ti porta e crede in te. Esatto. Però dai, non tutti arrivano. Già è tanto che siamo esplosi come calciatori. Io parlo di me, perché poi è difficile fare l'allenatore. Io mi accontenterei di fare fino a 70 anni la Serie C. Ma è dura. Sì. La Serie C è un bel inferno, comunque. Poi il girone C è complicato, è particolare. È tremendo. Io poi li seguo, tu calcoli il campionato. Voi siete lì, siete a Brindisi. Vabbè, c'è il Bari che vincerà il campionato, secondo me, tranquillamente. Però il girone C mi sembra una B2, ci sono delle squadre. Aspetta, nel girone C si è evitato il Pescara, se no poteva capitare pure il Pescara con Catanzaro, Palermo, bravo, Avellino, bravo, Bari. Bravo, manca solo il Pescara, se no è un girone pazzesco. Ci sono squadre, Juve Stabia che ha fatto la Serie B, l'Avellino,
c'è il Monopoli che sta facendo bene, il Vicenza pure è bravo come allenatore, a proposito di sì, è un girone pazzesco quello. Bene, bene. Fabrizio, una domanda. Vai. Sì, Pasquale, allora, tutto, per noi siamo molto emozionati a parlare con te, che sei stato uno dei nostri idoli di infanzia insieme a Dario Hubner, no? Il bomber di provincia famoso. Però, Pasquale, devo dirti una cosa, io sono milanista, no? Pure io. E tu pure. Lo so che lo sei milanista. E vorrei farti una domanda. Visto state che attenta, tu sei state attenta a quella signorina lì, No, lei è interista. Purtroppo interista. Lo sa. Ah, purtroppo interista. Campione d'Italia in carica. Lo sa. L'altra sera abbiamo parlato un po', lo so. Ieri sera m'ha gufato, Ieri no, m'ha gufato. No, allora, vi giuro su Dio che io ero rimasta all'uno pari. Lo fa sempre. Non ne avrebbe bisogno. Allora non ci parlo più. Fai benissimo. No, io volevo chiederti due cose. La prima è, visto che sei milanista, con tutte le squadre che stavano, no? Cioè, tu la rovesciata, l'Eurogol, cazzo, contro il Milan, di farla. Perché vabbè, ogni volta... Vabbè, vabbè, tanto lo possiamo dire. L'unica cazzata che ho fatto nella mia carriera. giusto. Ci sta. E seconda cosa, volevo chiederti una cosa. Ma tu ieri sera, cioè, se tu fossi stato un giocatore del Milan, il vecchio Pasquale Luiso, degli anni 90, come avresti reagito all'errore arbitrale di Serra? Guarda, io mi metto pure nei panni di quel Cristiano, perché lo stiamo tutti criticando e crocifiggendo. Però il problema è che, se ricordate, il come si chiama il selezionatore degli arbitri, aiutatemi a dire, Rocchi. Rocchi gli ha detto che devono tenere il fischietto quasi in bocca. Se quello non è il fischietto quasi in bocca, lui non ci arriva alla bocca, perché ci abbiamo segnato. Capito? Lui aveva talmente il fischietto pronto per fischiare che non ce l'ha fatta, capito? Perché di solito i fischietti, uno magari prima che se lo mette in bocca, l'azione proseguiva, facevamo gol, quello dava il gol. Che queste nuove regole... Però sai cos'è? Che ieri lui ha fatto una partita che quei falli metà, non so se ce l'hai fatto, ha lasciato sempre giocare. Lascia giocare pure quell'azione, alla fine avevi vinto, ma avevi vinto pure meritatamente, perché alla fine hai creato un sacco di palle gol. Però queste sono partite strane. Poi alla fine io dicevo, non perdiamola, pareggia, almeno hai pareggiato, hai fatto un punto, alla fine l'hai persa pure, capito? L'hai persa. Cioè io ho visto almeno io vi giuro che non l'ho vista la partita in diretta, ero rimasta all'uno pari, poi non ho spento anche la radio, però ho visto l'ultimo gol, direi che la difesa del Milan c'è praticamente proprio ma tu calcola con non è che stiamo giocando con bastoni per fare un esempio, no? Vabbè, ma stiamo giocando con gabbia e Calulu, certo. Poi bisogna essere pure obiettivi e realisti. Io sono milanista, mo stasera parlavo con dei miei amici milanisti, ho detto, ragazzi, io ve l'ho detto già da quest'estate, se il Milan arriva quarto ancora è un altro miracolo, perché è una squadra con 2-3 giocatori, ma noi ci vogliamo paragonare alla rosa della Juve, alla rosa dell'Inter? Se andiamo a vedere come giocatori, come rosa, è più forte la Roma di te, capito? Però adesso stai lì perché giochi bene, meritatamente stai lì da 2 anni, però ci vogliono giocatori, ci vogliono. Maldini si deve un po' svegliare, deve chiamare Elliott e deve dire, qua abbiamo bisogno di giocatori, ma non puoi sostituire Tomori con Gabbia o con Calulu. Guarda che, e poi lì davanti, ieri avevi 2 sedie lì davanti, Ibrahimovic e giocavo io no, forse faceva la stessa che c'è posto, chiamalo Maldini, magari stavolta un posto c'è, Pasquale, perdonami, devo intervenire per forza, nel senso, io capisco che tu sia un vecchio cuore rosso-nero,
però ti posso garantire che ho un'altra squadra che ti può offrire un contratto per, da attaccante, dove tu faresti una straordinaria figura. Perché intanto ci abbiamo una sagoma. No, no, di me, di me, anche me. Anche il Brindisi. Di adesso gli fai 40 gol. La Juve. Chi è? La? La Juve. La Juve. Comunque, io mo adesso stiamo parlando... A me mi chiedono, poi mi scrivono, mi fanno, ho fatto qualche diretta pure nel lockdown quando stavamo a casa ed era bello, lì era bello fare le dirette. Il problema è che tutti quanti mi chiedono, ma i tuoi 15-16 gol che facevi contro Cannavaro, Nesta, Zago, Nesta, Aldeiz, tutta questa gente che ho incontrato, no? Fernando Couto, gente pazzesca, dice, i tuoi 16-17 gol che facevi oggi, io dico oggi parliamo 30. Di 20 gol, dai, 20 gol a stagione, sai, io penso che le percentuali, diciamo così, se vai a guardare, però è normale che io ti devo dire il calcio tuo lo cambi per il calcio di oggi, assolutamente no, assolutamente no, anche perché oggi che parlo con voi mi viene prima ne parlavo pure con la signorina lì giorni fa, abbiamo parlato un po' di calcio, il problema è che non c'è stato più il cambio generazionale, nel senso non c'è più il Maldini, non c'è più il Baggio, non c'è più il Bob Vieri, non ci stanno più, noi abbiamo fatto, siamo stati campioni d'Europa con Immobile che segna solo nella Lazio, ok, esatto. Oggi, stasera ha fatto un altro gol. E il problema è quello lì, nel senso, noi abbiamo fatto gli europei senza centravanti, con Belotti, è calato il livello praticamente, semplicemente è calato il livello, anche se ultimamente ci stiamo buttando un po' più sui giovani, investiamo un po' di più sui giovani, settore giovanile, già quest'anno vedo un po' di, però questo è il problema, però quando mi chiedono pure gli amici miei a me oggi mi farei una risata, ma non per presunzione, fammi marcare da Bonucci, da Gabbia, da Calulù, da Chiellini, no, perché Chiellini è meno come un dannato, però Bastoni, e sta nel senso che è bravo, però io, a me mi ha marcato Cannavaro, Ferrara, Nesta, andavi all'Olimpico, Aldair, Candelà, Cafu, Mihailovic. Cioè, bravo. Gente che però io mi tengo ben stretto il calcio che ho fatto io dagli anni 90 al 2000, dai. Beh, anche perché Pasquale, quegli anni lì l'Italia a livello di club era veramente il pazzesco, top del top, sì, esatto. Del top. C'era il Milan, c'era il Milan di Sacchi, dove io ho incontrato Baggio, Savicevic, Ducarri, Giorgio Weah, Baresi, roba, ragazzi, è una pelle d'oca, no, lascia perdere. Altri giocatori, da altri giocatori. Cioè io Fabrizio lo sa, c'è questo un tuo compagno di squadra che per me è un giocatore che oggi per me sarebbe nelle prime sei del mondo, che è Lamberto Zauli. Cioè, per me Zauli per me oggi nel Paris Saint-Germain Zidane Lamberto si è accontentato. Io invece sono stato una testa di cazzo perché io ero una testa di cazzo perché se a me il Milan viene, il Milan chiama al mio procuratore e dice ma Luiso che Berlusconi si è impazzito dopo quel gol, viene a Milano a fare la terza quarta punta. Quando il mio procuratore mi ha chiamato, ha detto Pasqua, mi ha chiamato Galliani, mi ha detto ma questo, siccome che è un ribelle, perché è vero, che io quando non giocavo diventavo un pazzo, io non salutavo nessuno. Quando il mister diceva formazione, io non giocavo, io già ero, ero con... E io gli ho detto al mio procuratore, ma vai a cagare tu e Galliani. Sai, io non vado a Milano a fare la terza, quarta punta, preferisco andarmene a Vicenza a fare l'Europa. Capisci? Vabbè, che può andare anche bene. Però adesso voglio sapere, non hai il rimpianto di quella scelta, però dai, un po', non ci credo che... Però sai che ti dico? Se io fossi andato alla Roma, che mi voleva al Milan, oggi non sarei qui con voi. Beh, però non lo puoi sapere come ma sarebbe andata. No. Metti che c'era qualcuno infortunato. Allora, metti che qualche attaccante davanti a te sarebbe infortunato. È che non giocavo.
che andavo a fare? Pigliarmi 3 miliardi l'anno? Sì, però metti che l'attaccante, beh, magari gli attaccanti, no, però magari metti che i titolari si infortunavano, cioè toccava agli altri, no? Cioè, certo. Non lo puoi sapere. Secondo però in quel, in quel momento io ero uno che veniva da, dai dilettanti, avevo fatto la gavetta e avevo mi ero mangiato veramente la terra. Arrivo in Serie A e dico: io sto giocando, mi pagano bene, sto a Piacenza, vado a Vicenza a fare l'Europa, ma perché devo andare alla Roma a fare la quarta punta, a Milan, a Guardabaggio, a Guea, capito? Ero proiettato perché mi piaceva giocare. Sì. Beh, anche perché, diciamo, Reda, io sono milanista, quindi averti avuto come terza, quarta punta sarebbe stato molto bello, però diciamo che... Poi presero, sai chi presero? Presero a Pippo Maniero. Appunto, che ha fatto tre partite in è un gol. È un gol. Vedi? È proprio veraccio, è capitato nell'anno sbagliato, perché pure tu saresti capitato nell'anno sbagliato, perché quell'anno il Milan era una squadra imbarazzante. Per però anni a differenza mia, Maniero si è stato zitto, è stato in panchina, si è preso 3 miliardi l'anno e io molto di meno a Vicenza. Però magari ci ho avuto la pagato. Quanto sei stato ripagato però in termini di affetto, di esperienza? Vabbè, sì, sicuramente. Bravo. Perché a Vicenza, raga, cioè, bravo. Semifinale di Coppa delle Coppe, io facevo il tifo per voi. Mi ricordo il tuo gol. Cioè, io ero veramente impazzito per quella squadra. È una squadra iconica che resterà sempre. Mimmo Di Carlo. Erano tutti, sì, vabbè. Lì poi lì ho lasciato il cuore, abbiamo fatto qualcosa di straordinario, lì siamo arrivati, siamo arrivati fino alla semifinale. A tanto così, oltre ad essere in semifinale, di poco non la vincete quella semifinale. Bravo, ma abbiamo perso, sì. Vincevamo 1-0, fatto gol io lì, poi sì. il Chelsea di Zola, di Vialli, di Matteo. Sono veri gol. Parliamo di ragazzi, ma parlate di noi. Siamo 20. Tutti, no? Voi siete tutti giovani. Qua parliamo di 24 anni fa. Noi c'eravamo. Io non ero nata, però vabbè. Seguiamo già il calcio. Rita aveva già, tu hai già 8 anni di contributi. Avevi tu, quindi tu stavi già a posto. Tra l'altro, commenti, Pasquale, hai scatenato i commenti su esatto, Twitch. Esatto. Dai, leggiamo qualcosa. A parte Gigi che scrive: viva l'Ucraina, per capisco. Vabbè. Rocker ci dice che secondo lui, riguardo al Milan, i problemi derivano dal fatto che ha avuto 2-3 anni di infortuni costanti, perché il Milan sono 2-3 anni che è in riserva con i giocatori, o no? 2-3 anni? Ha scritto così. Ha scritto così. Io dico un anno che siamo messi un po' male. Come l'Inter, quasi. E la smettete di tirare piedi, maledetti. Ecco, scusami, tu hai giocato, ma com'è possibile che l'Inter non c'ha un infortunio? Non c'ha un positivo? Un culo? No! Bravo! No. Detto in termini medici, questi abbiamo preso tutti il Covid, compreso io. Questo non ha preso un giocatore il Covid. Uno Satriano. L'hanno pure venduto. Sì, 2 giorni. È vero. Vabbè, raga, comunque mancano ancora un sacco di mesi, quindi mo non ce la tirate, per favore. Sì, però è assurdo, dai, che cacchio. Tiriamo, se non ce la faccio col Milan, devo tifare per forza Napoli. Perché se mi vince l'Inter un'altra volta, so guai. Perché? Ma tanto Pasquale, alla fine così, da milanista, dai. Però so forte. Sì, no. So forte. Però Pasquale, posso dirti una cosa? Io sarei curioso però di vederli un mese, come è successo a noi, che siamo da 3 mesi in riserva, un mese senza 3 giocatori chiave. Non dico 12 come a noi, 3. Io in questo momento gli toglierei Perisic, che sta a 3.000. Assolutamente sì. Gli toglierei Perisic, gli farei infortunare un po' Lautaro. Secondo me quello è poco male. E farei strappare Perisic. Brozovic. Lo farei strappare 3 mesi. No, strappo proprio. Perché
da lì parte tutto. Quello tocca 650 miliardi di bolloni. E un po' di COVID a De Vrij Skriniar. Ragazzi, De Vrij, la polmonite bilaterale. Vabbè, basta. Cioè, no, vabbè, tutti insieme, no, però, una alla volta. Due per ultimo. 5 contro 1, comunque, va bene. No, comunque, però Rita, dai, oggettivamente sì. Che culo, dai, che cazzo. Comunque, è ragazzi, possibile. C'è una domanda: meglio Lukaku, Lautaro o Luis Otero? Vabbè, beh. Loro, dai, sono più forti loro, mille volte. Ma allora, Otero che fine ha fatto? Ma tu Otero, li senti ancora? Otero, sì, sì. Otero ha fatto il corso quest'inverno a Coverciano, pure lui vuole provare a fare l'allenatore. Non so, però ha fatto il corso, ha fatto UEFA. Tanto tu, voi giocavate, mi ricordo spesso con Mirko ne parliamo, giocavi con Schenardi, Marco Schenardi. Sì, io ho giocato, io con Otero ci ho giocato pochissimo, perché io sono arrivato a Vicenza, Otero si è infortunato, ha avuto un brutto infortunio. Sì. Avrò fatto poche partite con Otero, ma forse 6-7 partite. Si è infortunato seriamente, è rientrato dopo 3-4 mesi. E sì, l'altro forte era Ambrosetti. Lele era fortissimo. Io sì, noi giocavamo 4-2-3-1, calcolo, io giocavo io di punta, Zauli dietro a me, Schenardi a destra e Ambrosetti a sinistra. E a centrocampo avevamo due giocatori che non sapevano fare quattro palleggi, Di Carlo e Ambrosini. Massimo Ambrosini, cioè 20 anni. Non sapevano fare quattro palleggi, però questi recuperavano sempre la palla, sulle seconde palle erano tutte loro. E noi dicevamo: voi recuperate e poi mettetela in banca a quei quattro davanti, capito? Schenardi, Luisa, Ambrosetti e Zauli. E allora questi facevano. E in difesa c'era Di Cara, in difesa c'era Di Cara che era fortissimo. C'era Marco Aurelio, Io non la ricordo proprio questo. Il portoghese. Poi c'eravamo a sinistra Beghetto, Massimo Beghetto, sì. E c'eravamo Mendez a destra. Mendez, è in porta Brivio, numero 22. Brivio con Mondini. Che squadra aveva la organizzazione? Era più forte in cui giocato? Sì, vabbè, anche se il Piacenza... il Piacenza italiano. Come Piacenza tutto... Sì, il Piacenza... La Magarena. Sì, il Piacenza tutto italiano non era male come squadra. Di Francesco, Piovani, Peppe Scienza, Pin. Stroppa c'era già? No. Pin, Taibbi in porta, Delli Garri, Mirko Conte. Viercud. Sono andato via, io è arrivato. Poi dopo arrivò Matuzalem, che era l'unico straniero. Arrivò Matuzalem, l'unico straniero. Sì, ma io il mio Vicenza 96-97 è tutto italiano. Sì. Madonna. Che strano adesso pensare a una cosa Fausto, del genere. No? Fausto Pari. Pari, sì, come no. L'ex Sampdoria. No. Sì. Bello, ragazzi, bei ricordi. In tutte le squadre che hai girato, che ne hai girate un milione, no? Tutte le serie, non c'è mai stata la possibilità di giocare a Napoli? Sì, ogni estate. Allora, se mi fate una domanda e mi dite, tornereste come ha fatto ai rimpianti, ho un solo rimpianto, quello di non avermi messo come procuratore Moggi. Okay. Perché il padre all'epoca voi dovete capire una cosa, tutti i centravanti a me, io come finiva il campionato mi chiamavano tutte le televisioni di Napoli, il canale 21, tutti, che io ero del Napoli, ok? Tu calcola una cosa, Bortolo Mutti dal Piacenza, che ci siamo salvati, va al Napoli, arriva a Napoli, fa due nomi, Luiso e Delli Carri, non mi prendono perché il Napoli all'epoca era gestito da Moggi, tutti i centravanti, è arrivato Bellucci, Stellone, Nicola Caccia, Amoruso, sì, sono arrivati tutti i centravanti, perché se tu chiedi Luiso e io come procuratore c'ho Caccia, io ti faccio una Caccia, e all'epoca era così. Sì, forse l'unico rimpianto
ecco, forse se mi metto omoggi, se mi metto omoggi all'epoca, perché io ho avuto un procuratore per 20 anni, ma procuratore di poca roba, però lo rifarei mille volte, perché è stato per me un promotore finanziario, è stato un fratello più che un procuratore, perché quando ti affezioni, perché viene dalle categorie, lui mi ha io l'ho preso come procuratore in Serie D, poi mi era affezionato, e un giorno mi chiamò, io eravamo, mi ricordo, vi dico questo aneddoto, eravamo in ritiro a Castelfranco Veneto, mi squilla il telefono dell'albergo, della camera, alle 10:30 di sera, e mi faccio pronto, e dice, Luisa, c'è una chiamata per lei, tu sì, me la passi, era Alessandro Moggi. E mi disse, Pasquale, ma come sei messo? Sai, noi vorremmo... E io dissi, grazie Alessandro, ma io già c'ho un procuratore. 97-98. Beh, però è una cosa, cioè, una cosa bella, effettivamente. Cioè, lo so, però vedi, ci sono tante cose che alla fine... cioè, se potessi tornare indietro, però hai detto che non lo rifaresti, giusto? Hai detto lo so, però a parte però, Napoli, a parte però Napoli è rimasta allora come sì, Napoli sì, è Napoli. Dai, magari l'andrai allenato. No, ma sono stato sempre, sai che problema che sono stato sempre fischiato. Perché sapevano tutti quanti che Luiso, tu, poi quando andavo, io sono campano, sono di Aversa, vabbè, a mezz'ora da Napoli, quando andavo giù. Mi dicevano sempre, ma a Napoli non vuoi venire, ma a Napoli non vuoi venire, ma a Napoli, perché uscivo su tutti i giornali, e invece non era così. Fagli a spiegare che Moggi ha messo Bellucci, Caccia, Stellone, Amoruso, e a me non mi ha mai messo, capito? Vabbè. Pasqua, noi continueremo all'infinito, dici tu quanto per te orario. Ragazzi, io, che... no, io ho detto prima alla signorina, Arrida, io vorrei stare con voi, solo che già io ho qualche ospita a casa. Ma vai tranquillo. Mi hanno già buttato la porta per terra del salone. No, non vogliamo. Però rifacciamola. Quando vuoi. Ci siamo due ore. Quando vuoi, Pasquale, promesso, ti ringraziamo tanto. Mi raccomando. Ti ringraziamo. Promesso. Grazie a voi. Grazie. Grazie mille. Risentiamoci. Come no? Senz'altro. Ciao Pasqua, grazie mille. Ciao, buona serata. Ciao. Grazie mille. Ciao. Cioè, dire una cosa, che il buon Pasquale Luiso, comunque passeranno gli anni, invecchierà anche, ma ha sempre faccia cattiva comunque. Attaccante. È da provincia, bomber di provincia. Arcigno. Mamma mia. Porco Giuda. Ma tu hai avuto un brivido giù, quando hai visto Luiso? O quando ha parlato di Marco Aurelio? Come? Giulio è in ritardo di 45-50 secondi. Secondo me. Giulio vuole fare una domanda a Pasquale adesso. Mamma mia. Al mio 3 di ci sono, ok? 3. Ci sono. Ok. Beh, dai, accettabile. Secondo, ci sta, ci sta. Comunque, accettabile. Stavo per caricare 5 secondi. Va bene, facciamo finta di niente, dai. Stavo per caricare il video della rovesciata e si è impallato il computer. C'era cioè, una rovesciata troppo bella da far vedere. Infatti io l'ho vista oggi. Anche il gol col Chelsea è straordinario. Grandissimo. Ricordo, una staffilata di incrocio, ricordo. Sì, ricordi bene. Grazie, ricordo un'esultanza iconica. Grazie Mandarini. Maria. Grazie Mari Perrini. Maria Perrini, siamo calmi ragazzi, un po' di armonia. Faccio sapere che si chiama Maria sta cristiana. E te lo dico io. È capito, però io allora... Maria Perrini ringrazio. Magari voleva rimanere anonima, ma nome, cognome, foto di Maria, forse. Sì, sì, gli manderemo anche la foto, certo, perché no. Anzi, adesso faccio quello che ragazzi, io però No, calma. Che fa, che fa quello? Ehi. No, sì, ho mi ci faccio una domanda a Rita. Rita, ma hai già pensato dove festeggiare lo scudetto? Non rispondo a queste domande. Mi abbandono. Giulio, dove rispondere. Ragazzi, ho una domanda per Mimino. Prego. Un commento sulla partita di Provedel, grazie. Interista, tra parentesi. Yashin.
Ah, ok. No, no, io il commento vorrei farlo fare a quello lì che è in ritardo nella vita e anche a livello in generale mentale, insomma. Sì, se vuoi farci un commento tecnico, perché io sarei un po', sarei poco oggettivo, probabilmente sarei più scorbutico che con Serra. Allora, nella top 5 vi anticipo che c'è un intervento. Sì. Uno. Beh, direi. Quale? Uno in particolare, col piedone, quello col piedone destro. Due. Ah, è quello del primo tempo su Leao col piedone sinistro. È stato comunque Roger era scritto Giulio Explorer. Ma possiamo mettere Roger al posto di Giulio nella diretta? Sì, sì. Mi piacerebbe invitarlo, ma guarda, non riesco neanche a terminare la diretta adesso, quindi andremo. Perdereste così quel poco di cui che avete, però vabbè, possiamo. Dai, lo possiamo invitare nelle nostre rubriche, però perché no? Certo, indubbiamente. No. Comunque l'ho inserito in rubrica, l'ho inserito al quinto posto. Vero. Sulla parata fatta su Saelemaekers ho definito Provedel provvedenziale contro il grande Milan. Che gioco di parole, ma non anticipare tutto, però, cioè, se no la rubrica non la vedono, cazzo, hai già dato il colpo, il colpo grosso. Io dico la verità, stamattina non ho aperto nessuna notizia, mi sono svegliato stamattina alle 7, tra l'altro non contento perché era presto, faceva freddo, poi c'era nebbia, andavo al lavoro, avevo sonno. Strano, ieri non sera... ce ne frega un cazzo, scusa. Vi sto spiegando cosa è il mio risveglio. Mi sono svegliato, non ho aperto le notizie perché non mi andava di leggere il Milan, l'arbitro. Ho solo fatto una cosa, no? Su Wikipedia e ho scritto Provedel, sperando di trovare una seconda data di fianco a quella di nascita. Però purtroppo anche oggi non c'era. Quindi niente. Ma perché... Vabbè. No, perché c'è delle... No, non lo so, questa cosa, vabbè, io mi rifiuto. A posto così? Vabbè, io volevo sottolineare il 7,5 di Handanovic invece che non succedeva dal 2014, così, giusto per parlare. No. Dall'anno scorso. Vabbè, dai, una battuta, sì. Dai. Raga, abbiamo passato, insomma, va, diciamo che domanda. Prego. No, vai, vai. Facciamo un sondaggio in chat, volevo vedere se si vede. Così mi volevo divertire. Volevo vedere sì o no? No. Vai. No, è giusto per vedere se si vede. Parlate. No, non si vede. Nel frattempo Rocker 87 chiede di non nominare Colpo Grosso perché si emoziona. Vabbè, Rocker è nostalgico come noi. Beh, esatto, Rocker della nostra età, quindi ci sta. Sì, direi di sì. Nostalgia. Allora, vabbè, ma posso fare una domanda a Daniele io invece? Certo. Non si vede. Perché non si vede? Ma non prenderla così, Ofra, cioè... Sono arrabbiatissimo. Anche perché il 100% provvedete, sì, no, boh. Invece qualcuno ha votato, come no? Sì, ho votato. Io voto boh. Ah, ma in alto, possibile. Sì, in alto, sì o no? Sì, c'è. No, era giusto per fare una prova, poi li metteremo fatti per bene, insomma. Io ho votato. Possiamo fare chi vuoi cacciare dalla trasmissione. Esatto, bravo. Voglio aprire una DSL a Giulio. Inviate un SMS a 48234 per regalare una connessione normale al signor Giulio, grazie. Giulio è immobile, un uomo in difficoltà, non riusciamo a gestire chissà che belle riunioni di lavoro che fa, che belle call. Vabbè, farà il classico sì automatico con la testa, ma le chiederanno di spiegare delle tabelle, dei grafici, per dire ci sarà qualche cosa da fare, farà parlare gli altri proprio. Niente, non c'è più, vabbè, salutiamolo. Che dubbi avete? Ditemi. Comunque Rocker ci consiglia cosa? Da amico, diciamo, di seguire un ragazzo della community che fa video dove spiega cose di Twitch. È un consiglio velato per dire fate schifo al cazzo, insomma. Vabbè, ma facciamo così schifo, ti prego. Lo sa perché l'altro ieri abbiamo parlato, quindi sa delle nostre deficienze, diciamo.
Ma sì. Il problema è che purtroppo ci mancano i mezzi, i denari, quindi se vi abbonate a Prime, al nostro canale, quindi noi riusciamo a comprare un computer per fare una diretta normale, ecco. Adesso metto il link anche del canale YouTube, così potete anche molto YouTube. Bene, molto bravo, molto bene. Sì, anche se non è difficile scrivere quattro fantasie, diciamo che non è allora, però, ragazzi, posso dire una cosa, prima quando all'inizio, quando scrivevamo 4-2 fantasia, uscivano solo video di Leonardo. Adesso si scrive quattro due fantasie, diciamo noi subito. Perché, vorrebbe ecco, c'è anche la nostra sigla. C'è anche la nostra sigla. C'è anche la nostra sigla Music by Elisabetta Gagliardi. La nostra sigla è bellissima. Che ringraziamo e a cui mandiamo un grande abbraccio. Grazie. Ciao Lisa. Messo in chat, trovate il link. Chi vuole discutere? C'è una brutta c'è un brutto posto per quelli come te. Che cosa cosa mi sono persa? No, lui no, niente. Si lascia andare a commenti, bro, all'avvocato. No, ce l'ha, sta ancora reagendo a Schenardi. Lui è rimasto a Schenardi. Ah, okay. Il signore è grande. No, io invece volevo sapere invece Daniele cosa ne pensa di quello che è successo mercoledì scorso, cioè non della vittoria, ma del caso Bonucci. Tu che sei uno juventino, anche perché non abbiamo vinto abbastanza. Non so se lo sapevi, ma non abbiamo vinto. Ma ho fatto un grido al 120esimo, wow, che forse neanche nel 2010 l'ho fatto. O se avete voi interista, avete tutti la stessa sindrome da cerebro leso, allora, di Bonolis. Volevo capire se avete tutti la stessa, se ha tutti la stessa malattia. Ragazzi, non dovete parlare male delle squadre, c'è. ricordatevi perché Bonolis c'entra di voi. No, niente, Bonolis ha detto così è più bello, cosa che Bonucci aveva fatto un po' di tempo fa quando abbiamo perso i rigori. Raga, è così, cioè è così, è una ruota, è normale che io sinceramente, allora vi dico, speriamo vi dico che la vi colga, speriamo che vi colga l'altezza della giugulare proprio. Attenzione che Bonucci ha detto che è pronto a vincere la Champions quest'anno, occhio. È normale, l'anno è quello buono, vedi? L'anno è quello buono. Se non ora quando? Ma a me mi sembra che il sorteggio sia stato agevole. Per voi, non per noi. Ma per voi chi? Loro. Cioè, per loro, sì, per loro. No, scusa Mirko, non era una la vedo in discesa. Io sto già pensando, cioè ormai la Juve sto già pensando ai quarti con chi potete. Quello sì, quello scherzi a parte, penso che non ci siano grossi problemi, insomma. Vabbè, no. Raga, bisogna. Scusatemi, di che cosa state parlando? Giulio, allora, i sorteggi Champions League per la Juve. No, io benevoli. Ho capito, era ironico, cioè voi state parlando di noi. Dopo stanno che sparando delle cazzate, siamo agli ottavi, la squadra più scarsa delle 16. E veniamo eliminati e voi parlate di a noi di sorteggio agevole e di quarti ormai in discesa? No, allora, vabbè, il sorteggio è stato agevole. Il sorteggio è stato agevole. Sì. Dai, ma che dici? Poi se vi suicidate non è colpa di nessuno, insomma. Sì, ho capito, però... Appunto, quindi voglio dire, perché voi parlate di quarti ormai già lì, visto che siamo l'emblema dell'Arachiri, scusatemi. A proposito, Giulio, ti volevo fare una domanda. A proposito, ma Di Allegri ti ha detto che Rabiot ha sovrastato Barella in Coppa? Cosa ne pensi di quella uscita che, non lo so, mi sembrava tanto... Esatto, ma vedi che stasera stai veramente con la pizzicatora. Cioè, ragazzi, è il giornalismo, la pizzicatora. Pizzicatora. Ma guarda che mi sta infastidendo. Posso dire che mi sta infastidendo? Adesso ti faccio fuori dalla diretta, guarda. Siete poco Voglio darti una risposta. Voglio sapere cosa ne pensa. Rispondile per sempre. Non mi trova d'accordo, però d'altro canto, se uno può anche dire eventualmente, può anche bypassare la domanda, ma certo dire che il proprio giocatore fa cagare in confronto al suo avversario non è in generale una pratica che io utilizzerei, anche se quella fosse la verità. La smette quell'imbecille di mettere dei sondaggi stupidi? No, ma tra l'altro non è un sondaggio, è una domanda e basta. Esatto, perché per il sondaggio devo aspettare ancora qualche minuto prima di farne un altro. Ah, comunque, a proposito di Juve, domani sera, sì, che c'è la mia rubrica... Cosa cazzo rispondi, sì, idiota? Sì. Ma no, guarda, sono stufo. No, allora, se tutto va bene, dovrei avere con me la conduttrice di Radio Bianconera.
quindi potremo parlare. Speriamo che vada male. Radio Bianconera, ragazzi. Cioè, ma voi che siete Juventino, la conoscete? Ma perché non inviti Ambra? È una giornalista vera, quella. Potremmo chiederle che ne pensa dello schieramento tattico. Che ne pensa di Rabiot? Secondo me gliela sta tirando da lì, perché solo sa. Vabbè. Posso dire, ragazzi, in chat di non commentare domani, fateci vedere i piedi, perché non siamo quel tipo di trasmissione, grazie. Esatto. Privatamente lo €5 grazie. Perché può succedere, conosciamo i nostri... No, più che altro farei un sondaggio, Mirko, fossi te, visto che stai facendo un sondaggio. voi spettatori, vorreste che noi ci tramutassimo in una pagina OnlyFans in cui Rita fa vedere i piedi? Sì. Adesso non posso mai vedere, qualche minuto, però... No, per abbonamenti. Per donazione. Roger vuole vedere le minne, scrive. Le minne, sì. Esageriamo. Vabbè, Roger... Roger, sei di un'eleganza... Sei di un'eleganza innata. Con ci sei tu. Vabbè, va, guarda, ci sei, vabbè, a cagare. Non ti mando a cagare, che ti conosco. No, Rita, queste parole in diretta no, però, No. Comunque è colpa dell'avvocato Covini. Ma voi, scusate, io voglio chiedere, ma chi cazzo è Roger? Scusate. No, però non si tratta così. È un amico. È il nostro più fedele follower. Che... Tra l'altro, vive anche a Milano, quindi vi potete anche vedere. Quando torna a Milano, non fa mai ho lanciato un pronostico. Io sarò fine alla chiazza. Cos'è sta roba? Pronostico avviato. Pronostica si spoglia. Vinci punti canale. Ma no, non c'abbiamo una lira. Qualcuno che vuole partecipare. Che significa si spoglieranno in diretta? Ah sì. Ragazzi, ma sto provando tutto io. Stiamo notando. Vabbè, ragazzi. Mi fa molto piacere. Se poi hai voglia di fare anche un'altra prova, io penso che ci sia Liprando, Pelillo della Fregna. Ragazzi, abbiamo già due voti sul sì. Sì, incredibile. Adesso voto no per calcio per 10 minuti. Ragazzi, io ho chiesto a Rita dov'è che festeggerà lo scudetto e non ha risposto. Allora, io ho detto che non festeggeremo un cavolo ancora, perché presto. No, basta. Dimmi, quindi quale sarebbe l'alternativa all'Inter? No, raga, non cominciamo con queste cose. L'alternativa all'Inter può essere il Napoli, il Milan, la Juve, basta, può essere qualsiasi cosa. Non parlo di scaramantica. Scaramantica, 2022 siamo facendo. Ragazzi, scaramantica. Allora, però vi posso dire una cosa, che se quest'anno lo perdiamo, io rosico di morte, punto. Ecco, basta, l'ho detto. L'anno scorso è stato diverso, quest'anno... Pensavi di essere favorita lo scorso anno, ma lo perdiamo a favore di chi poi? Di chi? Vabbè, bravo. Ricordatevi che può succedere di tutto. Io non mi sento di dire una cosa del genere. È scoppiata la pandemia e non è successo niente. Vuol dire, a parte Satriano che ha avuto la tosse per 2 giorni. Ma no, infatti l'hanno venduto subito. Come? Satriano. Sì. Giustamente, sì, positivo, cioè, stanno vendendo tutti i centrocampi, cioè le riserve del centrocampo. Sensi, ho sentito alla Sampdoria, Vesino, che a quanto pare pure lo vogliono sbolognare. Voglio vedere se si fanno male. Tanto non si fa male nessuno. Con chi giochiamo? Satriano ha proprio spinto. Ha ragione, può giocare con 3. Per farsi vendere. Vabbè, Satriano, ci può stare, voglio dire. A parte che l'Inter può fare ancora il triplete. Quindi sicuramente è in corsa. Questo è vero. Quindi, se facciamo il triplete, è molto mi lanciato. Ce l'abbiamo nella live, registrato. Il triplete, cioè noi dobbiamo vincere la Champions, neanche, cioè che non arriviamo neanche agli ottavi. Clip, ho creato la clip. Comunque dovrei dire, però appena si parla di qualcosa che non sia calcio aumentano. Ragazzi, ma Gigi cosa ha scritto? Ragazzi, il nostro SMM scrive c'è fica, cioè purtroppo la quarantena. Giulio secondo me sta per fare una domanda calcistica, secondo me, credo. Forse no, volevo offrire uno spunto. Spuntacelo. Offricelo.
No, io volevo comunque dire, tornando un attimo, Aliprando, mi dispiace, tornando al discorso di Milan, no? Di provvedere. Volevo sapere, esatto, no, volevo sapere se secondo te comunque, come proprio filosofia di vita, al di là dell'errore macroscopico che è stato fatto, se tu sei d'accordo sul fatto che magari il Milan quella partita la doveva chiudere un pelillo prima, diciamo. Allora, sì, allora, in generale ti direi di sì. Ieri è stata l'unica partita in cui ho detto, ragazzi, quando è così, perché guarda, ti dico, il Milan spesso cincisca davanti alla porta, soprattutto quando il Milan va in vantaggio, poi non la chiude mai. Questa è una caratteristica del Milan che spesso gli si ritorce contro. Il problema è che ieri però hanno provato a fare di tutto, ma quello era impenetrabile. La sua Paola, cioè, non so, non riusciva a non prendere nulla. Due parate mostruose, la prima sulle AO è pazzesca, la seconda su Selemakers è schifosamente pazzesca. Certo, solo il discorso, sarei curioso di sapere quante altre ne farà da qui a fine dell'anno, però solo il discorso. Però il Milan a me ieri è piaciuto tanto, e sinceramente non vado a riproverare, se non fosse che Gabbia, che a me continua a piacere, ha un problema con i fuorigiochi, cioè quando tutta la linea si alza lui rimane dietro. Questo secondo me è un problema, perché gli avversari vanno spesso solo davanti al portiere perché lui non sale. Poi Florenzi era un po' stanco, Kalulu a me piace tantissimo, però non è un centrale, si vede che ha ancora dei problemi nelle tempistiche. Sul primo gol si è visto cosa è successo, sul secondo vabbè, non ne parliamo. E poi ragazzi c'è Brahim, che è un po' un fantasmino, che è tornato quello dell'anno scorso. E poi due centrocampo, Bakayoko mi è piaciuto, Krunic si impegna, non mi so dire nulla, ma Krunic tecnicamente non è all'altezza dei compagni. Cioè, è brutto da non dire. Non è quel livello lì, insomma. Secondo me no. No, quantomeno non può giocare lì davanti alla difesa. Sulla tre quarti, diciamo, dà sostanza e non rischia nulla. Sul centrocampo c'è bisogno di qualcuno che filtri meglio, e lui filtra poco. Posto che lo Spezia attacca bene, è una squadra che comunque ha delle individualità abbastanza importanti, tra cui Agudelo, che veramente è un dribblomane. Ha spaccato la partita lui. È pure Ligu Chiune, posso dirlo. Sì, perché ogni volta... Sì, perché ogni volta... ogni volta, diciamo che... Mi dissocio. Salutiamo. Io mi dissocio. Ma, scusate, ma Ciccio Marazzan dice che il Milan recupererà i tre punti domenica prossima. Con tanto di buffetto. Sembra giusto. Bravi. Hanno recuperato, bravi. Vuoi dire qualcosa a Ciccio Marazzan? Se tu dovessi dare un pronostico, ce l'hai con me? Aliprando. Ah, l'ho sentito Aliprando. Sì. Non lo so, non dico nulla. E, diciamo, sarei tentato per l'X2, perché se Milan vince con lo Spezia teoricamente, certo, per la Juve figuriamoci, anche perché poi la Juve, certo, comunque sbaglia con le piccole, ma con le grandi è difficile che sbagli. Sì. Dove giocano? A Torino? No, a Torino. A Milano. Sul campo di patate di San Siro. La prossima partita entrambe a Milano giocano, sia Inter che Milan, strano. Ah, Milan sì, l'Inter. L'Inter sicuro. Perché sì, sicuro? Perché lo so. Ah, lo sai, ok. Giocano tutte e due a Milano. Bella scelta, visto che il campo è in belle condizioni. C'è qualche cosa, è uscito un articolo oggi, se lo trovi Daniele puoi metterlo. Infatti. Io farei anche un invito pubblico a Laura Pausini, se vuole fare un concerto anche venerdì, per prestare ancora di più il Prato. Sì, ci provo. Provo a uscire e rientrare. Laura, ti prego. Vai. Provo a uscire. No, se no te lo metto a rischio. Te lo metto io. Aspetta. Mettimelo dove vuoi, fratello. Ma fosse quello il problema. Che pochezza. Era scendendo più, sempre più in basso. Che doveva disquisire di calcio. Mamma mia, ad alti livelli, tra l'altro. Abbiamo avuto Carlo Bizzigoni, adesso parliamo di... Comunque, Shark 1999 aveva scritto spoglia di Arrita. Niente spogliare. Per me no. Non lo so, però si parlava per di me Aliprando. Quindi... Forse con Aliprando, sì. Per pochi soldi. Se c'è nel derby ti spogli tu? Mi creda. Guarda, per pochi soldi faccio anche di peggio. Pochi soldi, okay. di quanto stavo a parlare? Dimmi tu. €1?
Ma come un euro? No, vabbè, un euro no. Un euro... Dai, meno 100 euro. Vende così. Cento. Scusate. No, 100 100 l'abbonamento, vai, 100 euro. Alibrando, no, no. Ti do 1,50 euro. Vorrei 50 offrire un altro spunto, se mi è permesso, visto che parlate di minchiate, no? No, volevo parliamo di derby, la... siamo già in no, no, di minchiate. Volevo spuntare l'avvocato Covelli chiedendo cosa ne pensava degli aquilotti. Abbiamo stradominato in quel di Salerno. Mamma mia. Stradominato, mamma mia. In questa, con questa Salernitana rimaneggiata abbiamo stradominato. Ma domanda, tu vedi un come dire un lento progredire dato dai mesi, dall'allenamento, dal tutto? No, non vedo, cioè stiamo giocando un po' meglio, ma non vedo una grandissima rivoluzione, ecco, se è quello che vuoi sapere. Però vedo Immobile è tornato vedo un lento miglioramento. Immobile, ragazzi, adesso sono serio. Sta facendo un grandissimo, lui sta facendo una cosa che non ha mai fatto, che è venire incontro e giocare di raccordo, come si dice, perché lui è attacca a profondità. Invece lo sta facendo anche abbastanza, si sta impegnando, lo sta facendo anche abbastanza bene. Non vedo una grande rivoluzione, però quindi segna meno, ma aiuta di più. No, vabbè, sta segnando, però viene anche incontro, gioca un po' più con la squadra, sta facendo cose che non ha mai fatto. Sì, sì, mi ha fatto vincere a Fantacalcio, lo ricordo benissimo, grazie. Però l'unica cosa è che quando non abbiamo tante partite ravvicinate ci agevola questa cosa qui. Fermo restando che abbiamo giocato contro una squadra che probabilmente farebbe fatica nel girone C di Lega Pro, soprattutto per come era rimaneggiata, ecco, questo va detto con grande chiarezza, come direbbe. Ma poi sti casini burocratici, amministrativi, del presidente, oggi un punto di penalizzazione, tanto fanno ricorso, quindi la rigiocheranno. Cioè, è uscito, non c'è più. Non ha retto. Però dico, si parla di Murici che, no? A Sesca Mosca. E va. Ma stanno offrendo soldi. Funziona così. Sì, però non quando si tratta di Murici, no? Cioè, se tu compri le banane, non che compri le banane marce, no? Esatto. Cioè, le paghi le banane marce. Dipende sempre dall'uso che ne fai, vuol dire, delle banane. Questo è vero e ti fa onore, Però tu ti rendi conto che uno... Cioè, o a Mosca non hanno la TV, o ti rendi conto che qualcuno vuole dare dei soldi alla Lazio per Murici. Oppure sì. Hanno il fuso orario di giulio in questo momento, quindi stanno nel maggio del 99. Ecco, non ce la fa a capire. Sì, no, non ho capito. Questo può essere. Dato abbiamo perso Daniele, possiamo dire che è ufficiale? Sì, non ha retto probabilmente questa... Sì, anzi, tra l'altro... Questa conversazione. Perché ti sei girato, Fabri? Perché mi stanno chiamando, guarda. Pur sapendo che sto facendo la puntata, cazzo. No, la gente mi chiama. Mi sentite? No. Sì, ti sentiamo. No, sì, una trasmissione molto ignorante, possiamo dire. Comunque, salutiamo Viva l'Internazionale, Sirrelu, Roger 87, Gilda Deep, Fatina Baby, Elysian, Frittura di Pesce 91. Tanto abbiamo dei follower con dei nomi, ragazzi. Ragazzi, Frittura di Pesce è il top, secondo me. Ciccio Malazzan. Cioè, veramente abbiamo dei nomi. Ciccio Malazzan, un commento. Frittura di Pesce, però è Frittura di Pesce 91, Fatina è stupenda. Anche questo. Ma chi sarebbe questi qua? Gli abbonati o i followers? No, adesso dovrebbero essere in live, noi li salutiamo. Comunque, parla domani della rubrica di domani, dai, così. Sì, allora, domani ci sarà come ogni mercoledì la mia rubrica, le pillole. Perché stai parlando di voi, la meteorina del TG4? Eh beh, ragazzi, ci sarà, non mi dovete interrompere. E niente, domani dovrebbe esserci ospite una giornalista, al contrario nostro, Juventina, e quindi spero che riesca a venire e parleremo un po', beh, soprattutto della Supercoppa. Voglio sapere cerca un po' anche neutrale, se è possibile. Sì. Beh, ma lei lavora proprio per la radio bianconera, quindi credo che non è che sia neutralissima. No, ma sono curiosa di sapere anche notizie su Dybala, se c'è qualcosa, c'è qualche novità sul rinnovo, eccetera, eccetera. Anche perché qua sembra che un po' le vocine che Marotta sia un po' interessato, un po' ci sono. Ma... Secondo non me c'è non c'è una lira, non ci serve. Non ci serve, però. Beh, oddio. Vabbè, obiettivamente, cioè... Beh, oddio. Voglio dire, ma obiettivamente io andrei a prendermi qualcun altro, non Dybala. Dybala vuole 15 milioni di euro all'anno.
Infatti, secondo me rimane là. Sì. Ragazzi, scusate, stiamo, chi è l'host adesso? Dando. Ragazzi, scusate, chi è l'host? Bisogna aggiungere Daniele. Chi c'ha il comando della situazione? Io non lo so. Credo io. Non so come faccio a saperlo, ma non penso io, però. Come facciamo a saperlo? Bella domanda. E spero che non sia Giulio, però. Dovrebbe uscirvi qualcosa qui. Dovrebbe uscirvi Daniele in basso. Perché no, a me non esce. No. Neanche a me. Vabbè, allora non gli parlo io con Daniele, tranquillo. Andate. Andiamo, parlate. Dicevo Rita, che l'Inter è una società che ha delle difficoltà economiche, si sta riprendendo, però è comunque una società che galleggia, non sta volando. Sì, era una battuta, ma figura, 15 milioni di Dybala. Comunque, detto ciò, se l'Inter facesse il miracolo economico, Dybala all'Inter servirebbe. Dybala Lautaro, sì, però sì. Voglio dire, cioè, lo metti dietro, dici tu. Perché spara la seconda punta Dybala, non lo vedo. Giulio, una domanda, ma non è che per caso tu nella schermata in basso vedi Daniele, no? Perché secondo me sei tu, perché sei il primo che è entrato. Vorrei rispondere alla tua domanda, se solo l'avessi capita. No, ragazzi, se tu scorri in giù la schermata dovresti vedere Daniele, oscurato però. Ok, non è chiaro, non ho colto. Continua, ragazzi, a non la tecnologia questa sconosciuta. Ma sta facendo la Vabbè. No, comunque vedremo, ragazzi, vedremo. Comunque, Roca scrive: fate un ride. Ora io non ho aerei. Dove andiamo? Non ho un caccia bombardiere. Che significa? Scusami, Rocker, spiegaci rapidamente in poche parole. Vuol dire che noi tutti insieme andiamo a vedere la diretta di qualcun altro, entriamo nella diretta di qualcun altro. Entriamo, cioè tipo che entriamo, insultiamo, cioè scappiamo? No, è perché quello. Insultare? No. Rocker, esatto. consigliaci il tuo ride. Perché al momento siamo sprovvisti di mezzi, a parte che abbiamo anche Daniele fuori, sicuramente Giulio che lo deve aggiungere. Vabbè, ma stasera sì, è un po' così. Siamo un po' stasera c'è brutta aria. Tira la brutta aria, apri la finestra. È stato no, io ho già fatto prima, ma vabbè ragazzi concluderei questa parentesi terribile. Sì, direi. Calcio poco finché c'è stato, che magari le gambe in favore portate. Allora adesso vediamo. Sì, voilà! Quindi chi era? L'ho fatto così il van proprio. E come quindi chi era? Niente. Era lui, raga. Ma qua comando io ancora. Lo sapevo io. Non mi faceva entrare perché avevo cambiato browser. Però se si abbonano al canale i nostri followers, compro un PC decente. Ragazzi, possiamo andare a fare un ride? Da zio Ciccio. Andiamo da zio Ciccio. Scusate, adesso scrivo zio Ciccio. Scusate, è live Gischianto, che se no andiamo da Gischianto. Andiamo da zio Ciccio, dai, che sta giocando a Mario Kart. Andiamo no, da ragazzi, ma c'è Gischianto però. No, ma non adesso entriamo nella videochiamata. Ragazzi, come si fa? Io giuro, siamo un attimo. Vabbè, adesso se io faccio così, è la prima volta che lo faccio, non so, avvia il ride. Non so cosa stiamo facendo, ragazzi, però, Che cosa andremo mai a vedere? Effetto un ride. Io non so cosa sta succedendo, ragazzi. Non lo so. Non esce una ceppa, comunque. A me neanche. Sì, l'hai fatto bene. Ok, però adesso cos'è successo? Io non so cosa stiamo facendo, ragazzi. Io ho sentito Roger, eh. Roger è il responsabile di quello che stiamo facendo. Oh, la roba del Roger non ci sto, eh. Praticamente abbiamo fatto un ride con tutti gli spettatori. Ride a zio Ciccio con 10 spettatori. Ma se chiamo la mamma, te lo posso dire che ho fatto il ride con zio Ciccio. Ora fine il time, esposto tutti quanti nella live di zio Ciccio. Esatto. Io non vedo niente. No, io vedo nessun ride. Ah, no, guarda la linea viola. Io non vedo nulla. C'è scritto effetto una ride dall'altro. Una ride. Sotto c'è una barra viola che si sta accorciando lentamente. Ho una domanda. Secondo voi, Giulio, di questa cosa ha capito? No, peggio di me. Forse ho capito più io di lui. Ho capito io qualcosa. Io niente. Frate, per te ho solo un grande cuore.
E meno male solo quello. Comunque, esatto. Io per te una grande esatto. Vabbè, ne parliamo dopo Ali Prando, ne parliamo sì, dopo. In privato, ragazzi, in PVT. Sì. Esatto. No, Rita, prima di salutare, vuoi un attimo elencare le rubriche che ci saranno? Ci ha fatto uscire. Cosa? Ma ragazzi, c'è la live di Dio Ciccio. No, io vedo Ciccio. Ma che è questo? Raga, io non la vedo, ma chi è? Ma cosa sta giocando? A Crash? Ma no, non è Crash, questo bella è... Zio. Rocky ha scritto Bella Zio. Bella Zio. Ciao Ciccio. Ciao Zio Ciccio. Stavo ospitando Zio Ciccio. 4-2 Fantasia sta ospitando Zio Ciccio. Che debbano ricambiare il favore, ovviamente. No, esatto. Facciamo dalle basi. La zia. Ciao Zio Ciccio. Ma vabbè. Vi vedo veramente coinvolto. Giulio, ti prego, parliamo. Io non so cosa sta succedendo. No, vabbè, io ragazzi. Vabbè, parlo io. Allora, comunque. No, aspetta, che non ci siamo. Siamo da Zio Ciccio. No, siamo di nuovo live. No, siamo sempre. Ah, non ci siamo più live. No, siamo live. Che questa ragazzi, no, non ci siamo. Io vedo Zio Ciccio. Fabrizio ha scritto salutami la zia. Comunque per me la live va avanti dei secondi. Ma io vedo Zio Ciccio. Se tu vai su Twitch della nostra pagina c'è Zio Ciccio. No, io se esco di qua è un casino, peggio di Giulio. Come si dice da Zio Ciccio? Rocker ci fatto entrare, facci uscire da questo posto. Oddio. Mario Kart 8 Deluxe. Rocker. Posso dire che non ci stiamo discostando molto dal giro dei rumeni che dormono. Ma... infatti ragazzi, ma che personaggio hai di Ciccio? Questo degrado. Io non oso vederlo. Se posso dire, lo zio è in forma. Comunque dice bravo, vedo io. Vabbè, dai. Per favore, qualcuno scriva a Roger come cazzo si esce da questo. Aspetta, facciamo scrivere a Roger. Aspetta, li scrivo io. Chiedi, per favore, come possiamo uscire da Zio Ciccio. Bravo. No, bravissimo. Ma soprattutto i nostri followers ci stanno ascoltando o no? Io non lo so, spero di no. Io per rispetto spero che abbiano chiuso tutto. Ci lasci nella solitudine qui totale. Cioè, lo meriteremo, lo meriteremo. Senti Giulio, ma la tua rubrica quando andrà in onda parliamo di cose importanti. Ma tanto non la sentiamo. Ma sapi dire se ce la facciamo questa live. Ragazzi, raga, ho scritto a Marco. Aspettate, vediamo se mi risponde. Ragazzi, comunque la colpa di chi cazzo è che ha deciso questa roba? L'avvocato Rovelli? Roger. Ha deciso Roger. Sì, stiamo ricambiando un favore che no, Ciccio ci aveva già fatto, o sbaglio? Sì, basta che chiudi Twitch, così mi ha scritto. Ah quindi la diretta è finita. Quindi stiamo parlando con chi? Beh, con nessuno. Ragazzi, beh. Io non lo so. È qualcuno ciao a tutti, grazie. Cioè, quindi, praticamente vabbè, ragazzi, abbiamo chiuso così. Vabbè, un livello tecnologico bassissimo comunque. Porca vabbè, bassissimo. Speriamo che Gigi non ci sta vedendo, va. Stiamo facendo no, Gigi. Zio Ciccio. Vabbè. Gigi sta facendo tanto, stesso. Zio Ciccio c'ha 8 followers, siamo 5 noi e uno... Uno è Rocker, che cazzo è il ragazzi, ma noi siamo ancora live. Noi siamo ancora live. Però noi risultiamo live, ragazzi. Ma però... io ve l'ho detto che risultiamo live. Io sì, però live. Non ci siamo su Twitch. Sì, perché... Però siamo... Sì, siamo... Ah, ma stiamo ospitando noi. Cioè... Non io sto capendo. Ragazzi, possiamo chiudere la diretta, per favore. Sì, infatti, chiudete questa diretta, per favore, di questa sera.